Sacchetti autore oggi di una doppietta e purtroppo è stata brutta vederla racciuffare così dopo il 2-0. Sì, è stata brutta perché avevamo finito il primo tempo sul 2-0. Volevamo portare i 3 punti a casa, però alla fine sono stati bravi loro a metterci sotto e sono stati bravi a fare sti 2 gol e pareggiare la partita. Appunto, gli errori forse difensivi hanno compromesso. Qual era il risultato di vantaggio del primo tempo forse? Sì, abbiamo fatto degli errori, però per noi adesso va bene così, è meglio un punto che 0. Stiamo rincorrendo la salvezza e va bene così per noi. Mister Gimelli, oggi avete riacciuffato questa partita con qualche polemica di troppo forse? No, vabbè, polemica relativa, perché sai, uno ci tiene sempre a vincere le partite, purtroppo l'arbitraggio non è, cioè, nel senso, non si può fare niente, nel senso l'arbitro prende le sue decisioni. Secondo me l'unica cosa forse che ci poteva stare è un recupero magari leggermente più lungo. Però va bene, dai, la partita è stata molto bella, non è stata neanche facile da arbitrare, sono sincero, perché è stata una partita molto veloce, quindi alla fine va bene, dai, va benissimo così, inutile fare polemiche poi a fine partita con l'arbitro, no, non c'è senso, dai, comunque non è facile fare l'arbitro. Sì, appunto, partita godibile quest'oggi, e pensavate sempre di riprenderla dopo essere passati sotto di 2 gol? Guarda, prima di tutto voglio fare complimenti a loro, perché hanno fatto veramente una bella partita, intensa, maschia, su tutti i palloni, quindi non era assolutamente una partita facile, ma lo sapevamo. Loro hanno pareggiato col Grande Impero l'altra settimana, che è la squadra che è prima in classifica, è praticamente la più forte del girone. Sapevamo che qui avremmo incontrato questo tipo di difficoltà. Io faccio i complimenti a loro sicuramente, faccio i complimenti pure ai miei, perché è venuta fuori veramente una bella partita. Avesse, insomma, un campione del C2, partita giocata comunque a ritmi alti. Certo, l'unica cosa, ecco, magari noi ultimamente tendiamo a non ammazzare le partite, perché ci abbiamo avuto molte occasioni a tu per tu col portiere, non le chiudiamo e poi giustamente vieni punito, perché il calcio a 5 è pure questo. Prendiamo sto pareggio e va bene, proviamo. Noi stiamo provando ad agganciare il treno playoff, però certo che se non chiudiamo le partite diventa complicato. Però ripeto, complimenti a loro, complimenti a loro. Masullo, estremo difensore degli Eagles, oggi belle parate, purtroppo non si è riuscito a portarla a casa. Purtroppo non abbiamo ottenuto i 3 punti, ci servono, i 3 punti ci servono per la salvezza, ci teniamo a fare bella figura ogni sabato, niente, però lo vediamo come un punto guadagnato. Loro una bella squadra, unita, girano veloce la palla, dai, con un punto guadagnato va bene. Diciamo, si ricomincia a respirare dopo il pareggio della scorsa settimana contro la prima in classifica, anche quest'oggi che avete sfiorato la vittoria. Oggi sì, abbiamo sfiorato veramente, ci avevamo creduto, 2-0 per noi, poi purtroppo gli episodi cambiano il risultato della partita. Settimana scorsa è stata dura, ma un punto veramente meritato, perché abbiamo giocato bene, uniti da squadra. E puntiamo alla salvezza, ogni partita è buona, ogni punto è buono e noi faremo di tutto per salvarci.